quale sollievo, molti hanno la fortuna di conoscere, apprezzare e praticare una disciplina che è quella dello yoga. Io, che ho voglia sempre di approfondire questi argomenti che mi incuriosiscono, ho raggiunto una persona che ne sa di questo argomento, che è il maestro Mario Della Corte di Salerno, che opera a Salerno appunto come maestro yoga. Mario, buongiorno. Buongiorno Letizia. Come va? Bene, non ci lamentiamo, fa caldo. Però raccontami un po' di questa tua professione e soprattutto raccontami di questa disciplina che ha il potere, o almeno dicono, di farci vivere meglio. Bene, lo yoga è una disciplina che mi accompagna ormai da svariati anni, diciamo da decenni. Era un hobby inizialmente nella mia vita, facevo tutt'altra cosa. Da qualche anno mi sono trasferito a Salerno e ho trasformato questo hobby nella mia attività principale. Indubbiamente posso testimoniare che mi ha portato solo bene, solo tranquillità, serenità, quindi puoi essere testimone, insomma, sì, certo. Beh, ma impazzito. D'altronde, insomma, quando si pensa di poter in qualche modo essere portavoce di un certo stile di vita, e allora vuol dire che veramente si è convinti di quello che si fa. Ma in realtà quello che mi interessava trasferire ai nostri ascoltatori è quanto dobbiamo dedicare a questo tipo di disciplina, quanto deve entrare nella nostra vita perché ci faccia bene. Ecco, molti allievi vengono, si iscrivono e questo è uno dei problemi, cioè quanto tempo praticare. E non è, molti pensano che venire in palestra, venire nello studio, fare lo yoga 2 volte a settimana possa bastare. Spiego sempre che invece bisogna venire da me per apprendere le tecniche, ma poi giornalmente praticarle a casa. Posso dedicare 15 minuti al giorno? Ogni mattina mi sveglio, molti dicono che non hanno il tempo, ma non è, si può togliere un po' di tempo alla televisione oppure a tante altre cose che ci fanno perdere tempo durante la giornata, ma 10 minuti, 15 minuti al giorno cominciano ad essere efficaci. Dopo un paio di mesi si vedono i risultati. Bene. Perché lo yoga innanzitutto deve lavorare sulla nostra consapevolezza, non solo sul fisico, ma principalmente sulla mente. Senti, ma in realtà, ecco, quali sono, possiamo dire almeno sinteticamente, quali sono i cardini su cui ruota proprio la disciplina dello yoga? Lavorare sul fisico con delle posizioni chiamate asana, lavorare sul respiro con una tecnica chiamata pranayama, lavorare sulla concentrazione, poi tutto il resto avverrà da solo. Cioè si sente tanto parlare meditazione, sì, meditazione, ma vabbè, non basterebbe una trasmissione. Assolutamente. La meditazione è un qualcosa che avviene da solo, l'uomo non può fare nulla per dire sto meditando, no, è come il sonno, può creare la condizione per far venire il sonno, mi poggio con la testa sul cuscino e mi addormento, ci sono delle condizioni da creare per far sì che avvenga la meditazione. Quindi possiamo sicuramente dire che occorre avvicinarsi a questa disciplina con una certa forma, diciamo, di apertura mentale che ci consenta poi di rendere nostri quelli che sono i benefici. Mario, allora, prima di salutarci, come faccio sempre, ti offro un bel caffè. Mario, come lo preferisci? A quest'ora di mattina un bel caffè macchiato con un po' di zucchero in più non ti dispiace. Mi fa piacere, non mi dispiace. Allora lo prendiamo insieme, 2 caffè macchiati, uno per me e uno per il maestro Mario Della Corte, che ci ha parlato di un argomento tanto interessante quanto ancora sconosciuto, sia lo yoga. Buona giornata Mario, a presto. Buona giornata Letizia, buona giornata a tutti.